Buonasera, buonasera a tutti. Spero siate riusciti a collegarvi. Vi diamo il benvenuto a questo che è il quarto appuntamento del percorso di incontri con gli osservatori. È una delle iniziative che gli osservatori Digital Innovation hanno messo a punto per supportare l'emergenza, quindi fornire informazione insieme agli altri percorsi free che potrete trovare sul nostro sito. Perché l'abbiamo fatto? Intanto perché abbiamo sentito il dovere, come tutto il Politecnico, di metterci a disposizione delle imprese e della cittadinanza per questa emergenza e soprattutto perché il digitale in questo momento può rappresentare un elemento di svolta per supportare la crisi, ma anche quelle che saranno le fasi successive di adattamento al nuovo normale. Io sono Alessandra Lux, direttore dell'Osservatorio Startup Intelligence, di cui parleremo oggi. Qui con me c'è il mio collega. Buonasera a tutti, spero sentiate bene anche a me. Io sono Filippo Frangi, sono invece ricercatore dell'Osservatorio Startup Intelligence e appunto mi occupo di fare ricerca da circa 3 anni sulle tematiche di trasformazione digitale, open innovation, collaborazione tra imprese e startup. Bene, grazie Filippo. Bene, l'Osservatorio Startup Intelligence è un osservatorio nato 6 anni fa. Magari spendiamo intanto qualche parola a raccontarvi di che cosa si tratta. Andiamo appunto sul sito, come vedete, in questa etichetta trovate poi tutto l'insieme dei nostri osservatori, che sono appunto divisi fra osservatori vertical per settore, osservatori al centro che studiano le applicazioni digitali per ambito applicativo e invece a sinistra trovate quegli osservatori che studiano l'innovazione digitale con un focus particolare. Lo Startup Intelligence studia l'innovazione digitale seguendo il fenomeno dell'ecosistema startup. In particolare mi preme sottolineare come in questo periodo di emergenza l'ecosistema startup sia uno di quelli più vivaci, che si sta più mettendo in gioco rispetto all'emergenza. Tantissimi sono i casi di startup che stanno lavorando pro bono, gratuitamente, per supportare tutti i nuovi processi che ci aiutano a traguardare questo periodo difficile. Tutti avrete sentito parlare di Sinnova che ha creato i raccordi per trasformare le maschere da sub in respiratori, ma anche Soldo che sta fornendo gratuitamente supporto per distribuire col suo circuito di carte i sussidi alimentari alle famiglie bisognose e poi i casi di YouFirst di fila indiana che supportano appunto gli esercizi commerciali in questa nuova gestione dei clienti, degli ingressi dei clienti. Quindi le startup veramente ci hanno dimostrato come l'atteggiamento da startup, la mentalità, l'approccio in startup, l'accoglienza della sfida come elemento per creare nuovo business sia un elemento vincente anche in questo difficile momento. E ci auguriamo appunto che questi siano esempi anche per le imprese tradizionali. Allora, lo Startup Intelligence, come vi dicevo, è nato 6 anni fa, è nato per aiutare le imprese a rinnovare il proprio modo di fare innovazione. La digital disruption ha posto molte di fronte a dei bivi difficili, ha lasciato anche qualche cadavere per strada. E quindi l'idea è stata proprio quella di creare una piattaforma di avvicinamento fra le imprese tradizionali e le start-up per aiutare proprio l'adozione di nuovi modelli culturali e operativi per rendere l'innovazione più veloce e più efficace e perché no anche meno costosa. Cosa facciamo con lo Startup Intelligence? Sul sito vedete presentato le attività e il programma. Il programma si compone di 10 giornate di lavoro che proponiamo alle aziende partner, sono giornate in parte di scouting delle startup e in parte invece giornate in cui approfondiamo in modo quelli che sono i nuovi approcci all'innovazione proprio per sensibilizzare le imprese.
Il lavoro viene fatto con tanto coinvolgimento della community, che è uno degli elementi di forza del nostro progetto. Noi ad oggi abbiamo 42 aziende, le vedete qui rappresentate, che aderiscono al progetto, alcune dall'inizio, dal 2014, e con le quali appunto abbiamo fatto un percorso lungo che ha permesso loro di in parte trasformare l'organizzazione, creare nuovi ruoli, lavorare sulle competenze, lavorare sulle metodologie, sugli approcci, costruire l'imbuto dell'innovazione, quindi proprio il modello operativo, gli stage gate con cui gestire l'innovazione con nuovi approcci più agili e più veloci. Bene, ci piace magari passare a raccontarvi qualche risultato dell'osservatorio. Passerei la parola quindi a Filippo, che ci aiuterà a navigare i contenuti del sito. Abbiamo tante pubblicazioni che possono accessibili e adesso magari ne guardiamo qualcuna insieme a voi per raccontarvi qualche risultato del nostro lavoro con le imprese, delle nostre ricerche, e naturalmente poi siamo a disposizione per le vostre domande, anzi ci piacerebbe poter confrontarci con voi rispetto a quanto vi racconteremo. Perfetto, grazie Alessandra. Allora, come già anticipato, il mio obiettivo è quello di trasportarvi un po', a farvi navigare tra quelle che sono le tematiche principali che abbiamo studiato in questi anni di ricerca. Come detto, farò un po' una carrellata di una decina, quindicina di minuti, con l'obiettivo poi di dare spazio un po' all'interazione attraverso la chat. Vorrei partire proprio dal prodotto che potete trovare qua all'interno della pagina dell'osservatorio, che è l'infografica. Si tratta di un report di sintesi di quelli che sono i risultati principali della ricerca che abbiamo effettuato, in questo caso nel corso del 2019. Chiaramente questo è un documento che permette di dare un po' una vista d'insieme di quelli che sono i principali risultati in una visione grafica anche accattivante. Oltre alla versione PDF è presente anche una versione in formato video animato dalla quale vorrei partire appunto per commentare qualche risultato. La prima sezione che vorrei andare un po' ad approfondire è quella dedicata al budget per l'innovazione digitale. Ogni anno noi andiamo un po' ad analizzare qual è il trend di crescita, di diminuzione di questo budget, e fortunatamente ormai da 4 anni stiamo notando come ci sia un trend costante di crescita anche in termini percentuali di questo budget. È un dato che sicuramente ci rincuora molto, perché ogni anno troviamo percentuali di crescita che sono anche in parte lontane da quelle della nostra un po' tormentata economia, e che indicano una fiducia, anche una ricerca del digitale, che per noi è un buon segnale ed è molto, molto rilevante. Oltre al budget che viene dedicato effettivamente all'innovazione, ogni anno andiamo ad approfondire quelle che sono le priorità di investimento, tramite appunto il contatto diretto con le imprese con cui ci interfacciamo. In questa immagine potete trovare quali sono le priorità che le imprese nel 2019 hanno evidenziato per l'anno successivo, differenziandole per grandi imprese, piccole e medie imprese. Quello che vince è come, mentre le grandi imprese sono dedicate ormai da molti anni sul tema dei big data e soprattutto nel corso dell'ultimo anno è cresciuto di molto l'importanza anche dei temi sulla sicurezza, compliance, risk management, le PMI dimostrano di essere un pochino attardate e si stanno ancora occupando appunto di quelle tematiche che le grandi imprese forse hanno già affrontato, relative principalmente, come vedete, allo sviluppo degli ERP, al rinnovamento CRM, quindi per la gestione delle relazioni con i clienti. Non è presente all'interno di questa infografica, ma era un dato che avevo piacere di citare, è quello relativo al budget che le imprese dedicano all'innovazione, anche esterno a quello che è il budget ICT. Questo è un budget che ogni anno vediamo essere in crescita, ormai quasi 2 aziende su 3 tra le grandi imprese
hanno un budget dedicato appunto esterno alla direzione ICT, che è un sintomo di come l'innovazione stia diventando sempre più pervasiva all'interno delle imprese, quindi non sia confinata, anzi non debba essere confinata a una singola funzione, ma deve essere diffusa appunto all'interno dell'organizzazione. Torno ora sull'infografica in formato PDF per non dover continuare a stoppare e ripartire, passando alla seconda macro area di ricerca. È il tema della gestione organizzativa. Chiaramente fare innovazione non significa solo dedicare un budget alla direzione ST o altre direzioni dedicate all'innovazione, significa anche e soprattutto adattare l'organizzazione, adattare i processi. Ogni anno noi chiediamo quali sono le principali sfide organizzative che le imprese stanno affrontando appunto per favorire l'innovazione digitale. Questi sono un po' i risultati di sintesi che abbiamo raccolto nello scorso anno. Non sorprenderà il coinvolgimento del vertice aziendale, è indicata da molte imprese come la priorità principale, quindi risulta evidente come senza un chiaro coinvolgimento, appoggio da parte del top management, sia difficile effettivamente sviluppare innovazione. Questo chiaramente poi si riflette in diversi indicatori, in diversi fenomeni, citandone alcune. Il coinvolgimento del vertice significa avere una vera e propria, avere disponibilità di risorse, non solo economiche, ma anche di tempo, risorse effettivamente di persone. Ancora, il vertice aziendale deve dare una guida in senso di premiare quelle persone che sanno agire con mentalità imprenditoriale, mentalità innovativa. Questo è strettamente correlato col fatto di implementare dei sistemi di misurazione delle performance dell'innovazione che siano effettivamente in grado di premiare comportamenti imprenditoriali, comportamenti definiamoli innovativi, quindi sistemi che non limitino l'innovazione ma che anzi la spingano, quindi si tratta di andare oltre i classici KPI su economici, quindi il ritorno degli investimenti, ma riuscire a valutare altri fattori come ad esempio forse all'estremo la capacità di un'azienda di fallire e soprattutto di apprendere dai fallimenti derivanti dalle sperimentazioni di progetti di innovazione. Segue poi come seconda sfida il fatto di ingaggiare la popolazione aziendale, che è un tema che si lega strettamente a tutto il mondo della corporate entrepreneurship. Corporate entrepreneurship significa avere una mentalità imprenditoriale diffusa all'interno dell'organizzazione, quindi le proprie persone, che infatti secondo questa teoria vengono spesso denominati intrapreneur, che sono dipendenti che all'interno delle proprie organizzazioni riescono ad operare, ad agire con un mindset imprenditoriale appunto rivolto all'innovazione. Qui sono riportati un po' i dati relativi alle grandi imprese, quindi il 67% ha già capito quanto sia importante appunto questa tematica e anche le azioni che si possono mettere in atto per stimolare appunto la corporate entrepreneurship. Al primo posto, ancora una volta, troviamo il vertice aziendale, quindi azioni sul management per fare in modo che siano adottati stili di leadership indirizzati chiaramente all'imprenditorialità e che stimolino quindi il change management verso appunto una cultura del digitale e dell'imprenditorialità. Al secondo posto chiaramente la formazione, quindi riuscire a sviluppare le competenze digitali è un tema fondamentale, anzi anche spesso non solo formare ma anche identificare quelle competenze digitali già presenti all'interno dell'organizzazione è fondamentale per fare in modo che un'impresa sia appunto stimolata ad agire in maniera imprenditoriale. Terzo posto invece percorsi dedicati a fare in modo che le persone abbiano un luogo fisico virtuale per testare effettivamente l'innovazione, per
come dice il termine action learning, apprendere dalla pratica, quindi mettere le mani in pasta per sviluppare competenze. Passiamo oltre, o andando sul tema dell'open innovation, vorrei farlo utilizzando un altro strumento presente sul nostro sito, che è la guida digitale. La guida digitale è una sorta di enciclopedia online suddivisa per specifiche tematiche studiate ai nostri osservatori, che ha l'obiettivo un po' appunto di fornire quegli strumenti per approcciare e conoscere un tema specifico e poi chiaramente fornire anche luoghi o materiali per approfondire specifiche tematiche di interesse. Aprendo quindi la guida su Open Innovation, che è il tema di cui vorremmo adesso discutere, vedete appunto il primo punto. Cosa significa Open Innovation? Chiaramente si tratta di un tema ormai abbastanza noto, soprattutto per chi con l'innovazione ha a che fare tutti i giorni. È interessante vedere da dove arriva questo termine. Appunto è stato coniato, il padre fondatore dell'Open Innovation è Henry Chesbrough, che per la prima volta nel 2003 ha definito questo termine, poi l'ha sviluppato ulteriormente nel corso dei studi seguenti del 2006 e via dicendo. La definizione, appunto, probabilmente abbastanza chiara, si tratta proprio di andare a sviluppare l'innovazione tramite quell'imbuto aperto che contrasta un po' con i tradizionali processi chiusi con cui si era soliti sviluppare innovazione qualche anno fa o qualche impresa purtroppo è ancora solito fare. Il tema dell'open innovation in realtà nel corso degli ultimi anni si sta un po' sviluppando verso un nuovo concetto di open company. È un tema che noi stiamo studiando in modo particolare nel corso degli ultimi anni. L'open company va un po' oltre quella necessità appunto di guardare verso l'esterno per stimolare innovazione da attori nuovi, quali possono essere le startup, ma anche le università e i centri di ricerca, che è vista sì come un'azione diciamo fondamentale e necessaria, ma sicuramente non è sufficiente. Non basta guardare verso l'esterno, è necessario anche trasformare i processi interni delle imprese e delle organizzazioni. Per chiarire bene questo concetto, volevo mostrarvi ancora un altro prodotto, che è un report di ricerca che potete trovare all'interno del reparto pubblicazioni. Questo è un report che va un po' a dettagliare tutti i risultati dell'anno in modo più esaustivo rispetto a quanto abbiamo visto prima all'interno, ad esempio, dell'infografica. E in questo caso vorrei andare proprio a approfondire questo report sulle sfide organizzative, all'interno del quale appunto è mostrata questa matrice, che è una matrice che abbiamo appunto presentato nel corso della ricerca del 2019, che mostra un po' appunto questo concetto di open company di cui vi stavo parlando. Quindi sull'asse verticale troviamo la capacità delle imprese di investire in open innovation, di essere aperti appunto a stimoli, attori esterni. Sull'asse orizzontale invece la trasformazione dei processi e competenze interne, quindi come dicevo una trasformazione interna nei confronti del digitale. Ecco, se come punto di partenza della piccola lumaca possiamo vedere una mancanza di innovazione o comunque una carenza di innovazione, andando invece sul quadrante in alto a sinistra vediamo proprio questo aspetto che vi stavo anticipando in precedenza. Quindi quando le imprese, questo l'abbiamo visto molto bene anche tramite la nostra esperienza diretta, come diceva Alessandra, con le tante imprese con cui abbiamo la fortuna di interfacciarci, quando si fa innovazione guardando soprattutto all'esterno ma non si è prima agito tramite una trasformazione dei processi, delle competenze interne, ecco che il rischio di fallimento è appunto di sviluppare questo innovation theater in cui l'innovazione è sviluppata più per moda che per reale esigenza, si rischia appunto di finire in questo quadrante in cui non si riesce poi effettivamente a mettere in atto l'innovazione. All'opposto,
se mi occupo solo di trasformare i processi, le competenze, la cultura dell'organizzazione, poi oltre alla chiusura rischio di stimolare sentimenti di frustrazione in quelle persone che hanno sì le competenze per sviluppare innovazione, però non hanno un canale, non hanno uno stimolo, una spinta da parte delle imprese ad agire con tale mentalità. Il percorso da seguire chiaramente è quello indicato dal Cono Verde, quindi sviluppare di passo passo la trasformazione interna investendo in innovazione, in open innovation, fino ad arrivare appunto al concetto di open company. Tornando alla guida, visto che vedo che il tempo è tiranno, la percorro velocemente, rimandandovi poi appunto a consultare il resto del materiale che è presente. Giusto due parole, dato che qua la guida me lo consiglia, riguardo il percorso. Il percorso è un insieme di webinar che vengono prodotti con cadenza annuale. In questo caso appunto vorrei parlarvi del percorso Startup Tech e Digital Transformation del 2020, che è appena iniziato con i primi due eventi. Si trattano quindi di una serie di webinar con formato un po' più formativo, che vanno sia a trattare, come potete vedere dalle tematiche qua mostrate, magari provo a zoomare un po' per farvi vedere meglio, alcuni sono i temi di cui abbiamo rapidamente accennato stasera. Sono presenti anche altre tematiche di interesse, ovviamente molto correlate con quelle di cui stiamo parlando. Per fare qualche esempio, ci sarà un approfondimento a cura del professor Antonio Ghezzi sul tema delle startup in Italia, quindi come è messo l'ecosistema startup, quali sono gli attori, le performance anche in confronto con gli altri ecosistemi delle altre nazioni europee e mondiali, oppure tutta la gestione del fallimento, come ho già detto, o lo storytelling in termini di raccontare l'innovazione internamente sia al vertice aziendale per ricevere risorse, per avere appunto il tempo da dedicare all'innovazione, sia alla popolazione aziendale o altre funzioni per eventualmente convincerle nell'importanza di adottare specifici progetti di innovazione, assumersi la ownership di tali progetti. Ci sarà poi anche tutto un filone con questi due, il penultimo e quart'ultimo webinar, relativi ai temi più legali, quindi i contratti con le startup, come fare effettivamente a collaborare con le startup in termini legali, in termini contrattuali, e anche tutta la tematica relativa alla proprietà intellettuale per le innovazioni, quindi tutte le tematiche di brevetti, eccetera, eccetera. Torno appunto alla guida, qua come potete vedere trovate una parte relativa all'Open Innovation Italia con i dati riguardo l'adozione, a qualche esempio concreto di caso di successo. Trovate come fare ad adottare l'Open Innovation nella pratica, quindi quali sono le principali azioni di Open Innovation che si differenziano per inbound, quindi innovazione che portiamo all'interno dell'azienda, e outbound, quindi innovazione che internamente l'azienda non riusciamo a sviluppare, quindi cerchiamo dei canali esterni per farlo e per sfruttare queste innovazioni che non riusciamo a sviluppare internamente. Ancora una volta è presentato, come anticipavo prima, il tema della corporate entrepreneurship, e chiaramente non poteva mancare anche il ruolo delle startup come attore fondamentale con cui interfacciarsi in ottica di open innovation. Quindi importante sottolineare come anche dalla nostra esperienza nel corso degli ultimi anni le startup non sono solo un attore da cui prendere spunto per innovazioni o per trend tecnologici innovativi, ma anche come veri e propri partner con cui sviluppare effettivamente innovazione tramite diversi canali, anche ad esempio per esternalizzare il rischio di alcuni progetti e anche eventualmente alcuni costi. L'ultimo tema molto centrale, su cui lascio invece la parola ad Alessandra, è quello riguardante l'innovation manager, che appunto gioca un ruolo centrale all'interno di tutto questo ecosistema di cui vi ho brevemente accennato. Grazie Filippo, grazie per l'esposizione. Brevemente, l'innovation manager è questa, anche perché stanno arrivando le prime domande, quindi preferisco magari lasciare spazio a quello. L'innovation manager è questa figura che secondo le nostre ricerche ha preso, diciamo, campo nelle imprese intorno al
2014, quindi i primi casi significativi sono un po' di quegli anni, e in questi anni è andato appunto strutturandosi anche come figura e come ruolo. Di fatto noi usiamo un po' la metafora di due personaggi famosi, quindi per noi l'innovation manager è una sorta di combinazione fra Mary Poppins e Indiana Jones all'interno delle organizzazioni, quindi una figura che deve avere un ruolo principalmente di esploratore per l'organizzazione, quindi di interfaccia verso l'esterno, verso i nuovi interlocutori, il nuovo ecosistema dell'innovazione, ma anche un'interfaccia interna che deve riuscire a far parlare tutte le line of business rispetto ai temi dell'innovazione senza accentrare su di sé questo fenomeno, perché non è questo l'obiettivo dell'innovation manager, e dall'altra parte deve essere un evangelista, cioè deve muoversi in punta di piedi nell'organizzazione cercando di cogliere spunti, di scoprire i talenti, di portare nuovi stili, nuove metodologie. È sicuramente una figura non per tutte le stagioni, quindi un ruolo contingente che si sviluppa all'interno delle organizzazioni. Noi abbiamo studiato un'onda di sviluppo attraverso la quale l'innovation manager manifesta il suo ruolo in dipendenza alla maturità della sua impresa, agli obiettivi, a quelle che sono proprio le necessità strategiche. Vorrei tornare, Filippo, sulla slide che hai presentato appunto dello sviluppo dell'Open Company per appunto dare qualche questo modello cerca di descrivere anche quanto sia difficile per le imprese avvicinarsi al concetto di Open Innovation. Quindi non è né scontato né banale. Si tratta appunto di investire su questi due assi, quindi un asse diciamo più rivolto verso l'esterno, cioè essere capaci di spostarsi verso nuovi paradigmi di innovazione, anche appunto aprendosi a nuovi interlocutori, e dall'altro invece bisogna lavorare fortemente su un asse interno, che è quello proprio della cultura, delle competenze, dei ruoli e delle modalità di coordinamento interno. Quindi quello zigozago che vedete nella fascia verde è proprio uno zigozago, quindi non esiste un percorso perfetto per tutti, una ricetta per tutti, anzi a volte questo zigozago a volte esce anche dalla fascia verde, no? Quindi in qualche momento sto facendo solo Innovation Theater e probabilmente in una fase iniziale può andare bene anche questo tipo di primo passaggio che può portare a una certa, una discreta consapevolezza e fare, permettere magari qualche prima sperimentazione evidentemente, e magari può fuoriuscire anche verso il basso dal quadrante verde e quindi magari posso avere anche dei fallimenti interni, quindi delle iniziative che nel tempo vengono abbandonate. Spesso vengono lanciate magari delle call for ideas sui dipendenti a cui poi non viene dato il giusto seguito, e questo chiaramente crea molta disillusione e molto disattaccamento ai fenomeni dell'innovazione, perché le persone non ottengono la giusta risposta. Questi sono casi che abbiamo assolutamente incontrato, sono del tutto naturali e per cui appunto per questo abbiamo rappresentato questo zigzag. Filippo ha citato Henry Chesbrough. Il professor Chesbrough ha pubblicato un paio di settimane fa un interessante articolo proprio sull'open innovation in questo momento di coronavirus. E la sua è proprio una segnalazione che in questo momento l'open innovation può essere una chiave vincente per superare tutti insieme, collaborando. E questo purtroppo spesso non lo vediamo, facciamo proprio l'esempio delle istituzioni europee, no? Non stiamo vedendo tanta open innovation a quel livello, e quindi invece è una chiave di volta, e Henry Chesbrough nel suo articolo fa proprio una chiamata alle armi, alle grandi produttrici di mascherine, alle grandi case farmaceutiche, di mettere a disposizione in modo open i propri brevetti, i propri progetti, perché possa essere accelerata la produzione, la diffusione di questi strumenti, appunto di protezione individuale, ad esempio, fondamentali in questo momento. In Italia noi stiamo vedendo dei casi interessanti di open innovation, ritorno sul caso Isinnova, quindi
la startup che ha creato, che ha stampato con la stampa 3D per propria iniziativa, nessuno gliel'ha chiesto, questi raccordi per trasformare le maschere da sub in respiratori. Questo ha creato un grande movimento intorno a loro, quindi il gruppo Oldrati di Bergamo ha iniziato, ha creato lo stampo a iniezione di questo dispositivo, che quindi può essere prodotto molto in grandi quantità, molto più velocemente, ha donato tutta una serie di questi prodotti, anche altre aziende come Pirelli, Beretta si sono messi a disposizione. C'è stato veramente una grande collaborazione che ha consentito oggi di essere in una condizione diversa da qualche settimana fa. Bene, allora è arrivata una prima domanda. Francesca ci chiede, rispetto alle sfide del green e dell'ecosostenibilità, quali possono essere, diciamo, un po' i talloni di Achille nel realizzarli? Allora, questi sono temi su cui le startup stanno lavorando molto. Quindi questi sono ambiti dove si può trovare, si possono trovare tanti spunti di innovazione. Già a un livello di prototipazione, quindi l'open innovation può essere una scelta per investire esternamente in R&D e adottare velocemente delle soluzioni che hanno già avuto un grado di sperimentazione sufficiente all'esterno dell'organizzazione. Quali possono essere le falle aziendali che possono portare a rischio di fallimento su queste iniziative, quindi green e sostenibilità e ecosostenibilità? Allora, le imprese sono tutte molto impegnate su questo fronte, tutte hanno un bilancio di sostenibilità, ovviamente. Spesso però si tratta di bilanci di sostenibilità che, come dire, riportano delle iniziative delle imprese che però sono poco poi calabili sul singolo comportamento dell'individuo, quindi sul comportamento del dipendente, sul comportamento del cliente. Quello che invece le imprese dovrebbero fare è definire degli indicatori di sostenibilità che siano indicatori misurabili sul singolo individuo, perché sono poi i comportamenti dei singoli individui che portano ai risultati complessivi e globali, ok? E quindi questo può essere una chiave vincente per non fallire in questa sfida. Spero di avere risposto a Francesca. È arrivata anche una domanda di Rita. Allora, Rita fa riferimento alla separazione tra professionisti, che in questo momento io non ho presente a cosa si stia riferendo Rita. Nel mondo della PA, magari se Rita vuole scriverci. Allora, il mondo della PA in questo momento si è mossa, come spesso capita, un po' a macchia di leopardo su questi temi. Lo vediamo anche dai comportamenti delle nostre regioni dove sono presenti dei centri di eccellenza, evidentemente la PA è un po' più avanti, dove invece questo non è presente ovviamente si fa un po' più fatica. Lo abbiamo visto anche su tutto quello che è il fronte dell'istruzione. Come Politecnico di Milano siamo riusciti a mettere online in una settimana 45.000 studenti, garantendo il programma di studi regolare, quindi i nostri studenti hanno 8 ore di lezione al giorno, così come le avevano in presenza. È chiaro che non tutte le università sono riuscite a fare altrettanto e soprattutto anche le scuole, diciamo, di gradi inferiori hanno avuto notevoli difficoltà. Questo ovviamente non dipende solo dalle scuole stesse, ma anche da quello che è il digital divide del nostro paese, che è ancora molto forte, e quindi molte famiglie ovviamente non possono fruire magari dell'istruzione a distanza proprio perché non sono dotati dei device, non hanno la wifi e quindi sono in una condizione di non poterne fruire. Questo chiaramente sarà un tema su cui
la nostra, diciamo, i nostri, questo attuale governo e anche i successivi dovranno prendere una, farne una lezione ovviamente. Gli investimenti nell'ambito dell'istruzione sono fondamentali, non devono essere assolutamente abbandonati. Questo sarà un elemento, un insegnamento che sicuramente dovremo portarci a casa da questo periodo, perché altrimenti veramente rischiamo di abbandonare delle fasce anche numerose della nostra popolazione. Anche su questo fronte le startup si stanno dando molto da fare, citiamo la startup WeSchool, che sta appunto offrendo gratuitamente la propria piattaforma di learning a centinaia di scuole in Italia, senza alcuna fee di utilizzo, ed anzi la startup sta pagando di proprio i costi del cloud Amazon su cui far girare la piattaforma. Parliamo di 2000 euro al mese che appunto la startup mette molto volentieri per far lavorare gli studenti di tutte queste scuole. Questo per fare un esempio. Filippo, tu hai raccolto qualche domanda? Sì, allora ho visto Marco che chiedeva appunto una domanda relativa alla tematica del coinvolgimento del top management. Infatti diceva, ritieni davvero che il top management possa essere coinvolto dal basso? Nella mia esperienza l'unico modello di innovazione efficace possibile è quello top down. Allora, provo a rispondere io, poi in caso Alessandra aggiunge qualche elemento. Partiamo principalmente dall'esperienza che abbiamo avuto con le imprese con cui appunto abbiamo lavorato nel corso degli ultimi anni. Chiaramente la spinta dall'alto è un fattore fondamentale, anche i dati che abbiamo presentato ne sono un chiaro esempio. Come spesso in assenza di un chiaro commitment da parte del vertice, sia effettivamente difficile sviluppare innovazione in modo efficace per una serie infinita di motivi, quindi come quelli che ho citato prima, se non si ha il tempo, le risorse, se non si è valutati e premiati per la capacità di sviluppare innovazione, è difficile che ci sia un'effettiva spinta da parte del, diciamo, del basso, anche se non ci piace definirlo basso. Chiaramente ci sono vari strumenti che diciamo la popolazione aziendale può utilizzare per andare un po' con un approccio dal basso verso l'alto a convincere il vertice aziendale. Chiaramente, come accennavo prima, uno di questi strumenti, più che altro una competenza soft, è lo storytelling, quindi la capacità di riuscire un po' a vendere le proprie iniziative, le proprie idee al vertice aziendale, trovando chiaramente delle motivazioni valide per cui l'innovazione debba essere sviluppata. C'è da dire che chiaramente le tematiche di innovazione sono ormai estremamente diffuse, quindi nelle grandi imprese è difficile che ci sia un vertice aziendale che almeno un minimo non sia aperto ad ascoltare queste tematiche, quindi almeno ci auguriamo che sia così, per la nostra esperienza è così. Chiaramente nelle aziende più piccole, nelle PMI, abbiamo visto che questo può essere maggiormente un problema, però appunto concordiamo un po' in questo approccio top down che è necessario per fornire strumenti e tempo, eccetera, eccetera, ma appunto una spinta dal basso è spesso necessaria, trovando motivazioni adeguate, anche il modo giusto per approcciare queste tematiche. Ok, provo a rispondere velocemente anche a altre domande interessanti che ci sono state fatte. Allora, ci sono un po' di domande sulle PMI. Quindi Francesca e anche altri ci chiedono un po' il tema PMI. Allora, le PMI purtroppo sono un po' indietro rispetto alle grandi imprese, rispetto al tema della digitalizzazione. È una questione soprattutto anche è una questione soprattutto, diciamo, di competenze interne.
ma anche di budget. I due temi sono legati perché spesso le competenze interne delle PMI non sono, diciamo, state adeguate per un problema di budget, cioè non si è investito nella formazione. Tuttavia molto dipende dall'imprenditore. Ovviamente abbiamo anche casi di PMI invece molto propense alla innovazione digitale, perché appunto c'è un imprenditore che invece spinge molto su questo. In questo momento la fotografia che noi facciamo delle PMI è appunto di PMI che scontano ancora un ritardo, stanno ancora investendo principalmente in sistemi ERP, ad esempio, investimenti su cui le grandi imprese ormai hanno consolidato, diciamo, quello che c'era da fare. E il ricorso anche all'open innovation è molto marginale, e anche la collaborazione con le startup è molto marginale, proprio perché collaborare con le startup significa intanto fare scouting di startup, e lo scouting ovviamente costa, bisogna avere le risorse per farlo. E poi chiaramente lavorare con le startup è più rischioso che lavorare con un fornitore consolidato, e spesso le piccole aziende non hanno le spalle larghe per mettersi in gioco con una startup, quindi questi sono i motivi principali. Ci chiedono anche se cambierà qualche cosa. Assolutamente sì, la nostra visione è che le cose cambieranno drasticamente. Prendiamo anche solo l'esempio dello smart working. In poche settimane tutte le imprese italiane sono diventate capaci di fare smart working. A nostro avviso non si tornerà indietro da questa situazione. Tutti hanno capito che si può lavorare anche da casa, evitare di chiedere alle persone tutti i giorni di trasferirsi, usare la macchina, eccetera, eccetera, e ridurre anche degli impatti sociali del lavoro, quindi tornando al tema della sostenibilità. Questo sarà sicuramente un fronte da cui non si tornerà indietro, ben venga, naturalmente ne siamo felici. E questo appunto, l'esempio dello smart working non è un esempio isolato, anche le scuole ad esempio non torneranno indietro sul digital learning per garantire anche a studenti malati, studenti assenti di recuperare, così come le università non lo faranno. E quindi noi speriamo che questo, tutto questo che è avvenuto almeno lasci un segno positivo. C'è anche una domanda su come stanno andando i budget di innovazione. Allora, purtroppo i budget di innovazione non stanno andando benissimo, le imprese giustamente per prudenza in questo momento hanno congelato gli investimenti, soprattutto quelli non necessari, non strategici. Si tratta tuttavia di un congelamento, le imprese non stanno pensando, diciamo, di rinunciare a tutti i loro progetti del futuro. Sicuramente sul mondo delle startup questo sta avendo un grave impatto, evidentemente. Questo anche connesso al fatto che tutti i decreti di liquidità messi in pista dal nostro governo non includono in alcun modo le startup. E quindi nessun finanziamento in questo momento è stato messo in campo per le startup dal nostro governo. Questo è abbastanza grave dal nostro punto di vista, perché le startup rappresentano appunto una spinta vitale per l'imprenditoria, rappresentano occupazione per il nostro paese, e quindi noi speriamo che si corra più presto ai ripari. Allora, rispondo io, Alessandra, velocemente a due domande che ho visto comparire. La prima di Alex, che chiede quanto le startup e le PMI attualmente stiano collaborando. Questo è un dato che noi abbiamo analizzato direttamente nel corso della ricerca dello scorso anno. Per quanto riguarda il dato effettivo, siamo ancora a livelli molto bassi. Dalla nostra analisi su un campione nazionale di imprese risulta che circa 4-5% di PMI attualmente collabora con startup. A questo dato poi si aggiunge un circa 10-15% di imprese che invece hanno intenzione di farlo in breve termine, comunque sono interessati alla tematica, mentre tutto il resto per ora non si sta ancora ponendo il problema. In realtà appunto non si limita questo fatto solo alle startup, è proprio relativo all'approccio all'open innovation stessa che un po' manca nelle PMI rispetto alle grandi imprese.
Quindi appunto quello che stiamo vedendo che proprio a livello di open innovation è un tema che le PMI stanno affrontando ancora in modo ridotto, probabilmente anche per, come diceva Alessandra, un po' una carenza in alcuni casi in termini di budget. Per quanto riguarda invece la domanda di Roberto, che chiedeva, adesso l'ho persa, comunque chiedeva riguardo sistemi organizzativi, quindi modelli organizzativi più adeguati per favorire l'open innovation. Allora, come sempre qua la prima domanda è che non esiste una ricetta perfetta. Dalle nostre ricerche abbiamo un po' analizzato come le imprese devono seguire un po' un percorso che si adatti in base al loro livello di maturità. Quindi chiaramente nelle fasi iniziali forse è più importante individuare un controllo centrale, anche un punto di riferimento. Che inizialmente sia predisposto per esplorare, per testare nuove iniziative, ma che più avanti funga appunto, come dicevo, come punto di riferimento, come guida per stimolare l'intera organizzazione o comunque per supportare chi nell'organizzazione vuole sviluppare progetti di innovazione. Quello che abbiamo analizzato è che però questo sistema centrale, quindi la creazione spesso di un dipartimento, di una direzione innovazione, quando l'azienda raggiunge un certo livello di maturità, risulta essere un po' limitante. Infatti stiamo già identificando i primi casi di imprese che avevano in passato adottato una direzione innovazione, ma adesso hanno abbandonato questo approccio per favorire invece una diffusione più trasversale dell'innovazione all'interno delle diverse funzioni, quindi rendendo l'innovazione un po' una cultura, un modo di fare interno di ogni funzione senza relegarla a una specifica funzione che se ne occupi in prima persona, che chiaramente, come dicevo prima, è fondamentale nelle fasi iniziali per agire come punto di riferimento, però può risultare limitante con il crescere della maturità dell'impresa. Sì, Filippo, a questo aggiungo anche che è importante anche saper mettere insieme il tema dell'exploration e dell'exploitation, quindi mettere in piedi appunto quella che viene chiamata l'ambidexterity, quindi un'azienda che prosegue lungo i processi correnti e l'azienda invece che innova, che non sono due mondi separati, o meglio, sono anche due mondi separati, ma con un canale di comunicazione a due vie. Quindi è chiaro che chi innova deve essere costantemente alimentato dalla gestione corrente in termini di competenze, di richieste, di necessità e di budget, perché chi innova non fa budget, non è centro di profitto. E invece chi innova deve continuamente alimentare chi gestisce le attività correnti con appunto tentativi di innovazione. Sarebbe poi la cosa migliore avere una job rotation fra queste due anime dell'azienda, in modo che periodicamente c'è chi si occupa di gestione corrente e chi di innovazione, e poi questi ruoli vengono scambiati nel tempo. Possiamo citare tanti casi di aziende appunto che permettono ai loro innovatori di fare il loro lavoro nella gestione corrente, ma dedicare magari un 20% del loro tempo all'innovazione, in modo che questa doppia anima sia proprio nei singoli individui. Ok? Questa è sicuramente una scelta vincente. Allora, c'era poi una domanda sulla gamification di Pietro. Assolutamente sì, la gamification è una delle soluzioni migliori per portare il desiderio di digital innovation nelle imprese, ok? Quando si fanno degli assessment, per esempio, per capire qual è la competenza digitale delle proprie persone, non bisogna assolutamente fare degli esami o delle classifiche, ok?
ma bisogna farlo attraverso il gaming, in modo che tanto le persone siano interessate e in modo tale che non escano delle classifiche, ma dei gruppi che possono contribuire in modo diverso all'azienda e ai quali è necessario dare delle risposte diverse. Quindi ci saranno diciamo coloro che sono più a alto livello che possono già contribuire, chi un po' a un livello magari più di osservatore invece ha bisogno di formazione, di stimoli, e l'impresa deve essere in grado ovviamente di dare una risposta a tutti. Elio poi ci chiede anche cos'è un ecosistema per l'innovazione. Allora, è una bella domanda. Allora, dobbiamo imparare a fare innovazione rendendoci conto che le migliori idee possono arrivare da chiunque. Detto questo, l'ecosistema per l'innovazione è un ecosistema molto più ampio di quello con cui le imprese sono normalmente abituate a lavorare. Quindi non è solo la ricerca e sviluppo, non è solo il fornitore con cui normalmente faccio innovazione, non è solo il top management che mi chiede di sviluppare dei progetti, ok? L'ecosistema dell'innovazione è costituito anche da tutta la popolazione aziendale, è costituita da attori nuovi come le start-up, i centri di ricerca, le università, è costituito anche dai clienti, è costituito dalle aziende concorrenti, ma anche dalle aziende non concorrenti, ok? Quindi in realtà non ho una risposta precisa, ma dobbiamo imparare a fare innovazione veramente pensando che una buona idea può arrivare da chiunque. Poi vedo con piacere che c'è anche Alessandro di Poste, che appunto si occupa proprio di Open Innovation nella sua azienda. Grazie Alessandro per essere con noi. Allora, il tema ho un po' già risposto, sicuramente le aziende hanno un po' bloccato i budget nell'innovazione. Tuttavia, da un giro di interviste che stiamo facendo in questo momento, ci sembra veramente un fermo tattico, quindi del periodo, finalizzato solo da un lato a occuparsi di questioni in questo momento evidentemente più urgenti e anche per avere dei piani di contingency che sono necessari in questo momento per le imprese. L'Open Innovation può avere un grandissimo ruolo in questo momento, anzi noi ci auguriamo che l'effetto startup si diffonda anche nelle imprese tradizionali, quindi che le imprese sappiano cogliere le opportunità che questo momento può offrire per provare e sperimentare nuovi modelli di business, per far lavorare in modo diverso le persone, per saperle valutare in modo diverso e che le imprese sappiano collaborare in questo momento per creare anche delle reti di imprese, di impresa che si aiutino in questo momento difficile, proprio perché, come si dice, nessuno si salva da solo e questo in questo frangente lo stiamo capendo molto bene. Quindi l'open innovation, a nostro avviso, è assolutamente la leva a cui ricorrere. Lo stiamo vedendo nelle comunità, no? Quindi si raccolgono gli alimenti, si portano le persone che non possono fare la spesa. L'open innovation nella natura esiste, ok? Nei branchi animali esiste l'open innovation e quindi per favore facciamolo assolutamente anche nelle imprese. Intanto Alessandra, ho appunto mostrato l'articolo che a tua firma, Che che tratta abbiamo un po' queste pubblicato, certo, tematiche, insieme a Cristina che Marengon, che è l'altra nostra collega. appunto esattamente, che riporta un po' anche qualche caso significativo di quelli che appunto Alessandra ha citato nel corso di questa serata. E spiega ancora una volta appunto l'importanza e il ruolo che l'open innovation può avere in questa complessa situazione. E per Bene, quanto no? riguarda le domande, mi sembra che abbiamo risposto più o meno a tutti. Adesso appunto noi ne sono arrivate tante, quindi le ripercorriamo un po' e eventualmente rispondiamo privatamente, o direi che potete anche contattarci via mail o direttamente su LinkedIn. Assolutamente, anzi, vi aspettiamo allo Startup Intelligence. Avete piacere, il 30 di giugno noi avremo il kick-off della prossima edizione e sarà nostro ospite Christian Fracassi,
founder proprio di Isinnova, quindi la startup che ha creato le maschere da sub come respiratore, che ci racconterà la sua storia. Quindi magari, se avrete piacere, vi manderemo l'invito, anche solo per ascoltare Christian Fracassi, una persona veramente entusiasmante che mette la carica e fa capire cosa vuol dire essere uno startupper. Bene, io vi saluto, vi ringrazio. Filippo, se vuoi salutare, sì, ci vediamo. Grazie a tutti.